Stile impeccabile, classe cristallina, approccio dolce, presenza carismatica a dispetto della giovane età. La vera sorpresa di questo rinnovato appuntamento di metà agosto a Villa Murmur è stata lei, la conduttrice della serata, Laurenzia Rengi Bentivoglio, al suo esordio davanti al pubblico vibonese che ha gremito i giardini di Palazzo Murmura. Erede della tradizione familiare, la giovane nipote della padrona di casa ed ideatrice di questo appuntamento che si perpetua nel tempo, Maria Murmura Folino, ha condotto con fare essenziale, presentando il programma musicale offerto dalla pianista Michelle Candotti. Il tradizionale appuntamento estivo nei giardini di Palazzo Murmura anche quest'anno si è confermato un'occasione di mondanità tra musica, cultura, solidarietà. E, secondo tradizione, anche l'introduzione al concerto in programma, ovvero la performance al pianoforte della presidente della fondazione, Maria Murmura Folino appunto, non ha deluso le attese. A sua volta apprezzata pianista, Maria Murmura Folino ha trascinato come sempre i presenti, grazie alla passione con cui ogni anno affronta il brano prescelto, un'esecuzione che conferma le sue doti artistiche che si coniugano perfettamente con le qualità tecniche che non sembrano risentire del passare del tempo. Quindi il concerto di Michelle Candotti, giovane talento che non a caso si è diplomata a soli 14 anni con il massimo dei voti sotto la guida della maestro Laura Palmieri. Vincitrice di numerosi concorsi, a soli 17 anni è arrivata nella finale solistica del 59esimo concorso pianistico internazionale Ferruccio Busoni e seconda ex aequo, primo non assegnato, e premio del pubblico alla medesima International Piano Competition. Bello ed intenso il programma proposto, diviso in due parti, la prima dedicata a Chopin, la seconda a Franz Liszt. Programma impegnativo e coinvolgente che ha ammaliato il pubblico che le ha tributato calorosi applausi finali. Michelle Candotti ha confermato pienamente le sue qualità rendendo la serata, gestita con la giusta attenzione del rispetto delle norme anti-Covid, piacevole ed in linea con una tradizione ormai consolidata nel tempo.